per Cairo Editore è la conclusione di una trilogia dove hai accompagnato il lettore in un viaggio, in una serie di riflessioni. L'hai proiettato anche verso il futuro in quest'ultimo capitolo. Quindi da dove nasce il maestro e da dove nasce questa trilogia? Effettivamente il maestro nasce nel 2020 quando siamo andati nel lockdown di Abu Dhabi perché mio marito abita là e là Anna, la protagonista, alter ego mio, ormai non lo nascondo più, prende i suoi bambini e torna ad Abu Dhabi e lì potrebbe vivere anche una situazione piacevole, sono sulla spiaggia, eccetera, però c'è questo lockdown molto invadente, con i droni dappertutto e poi la sirena del coprifuoco nel telefonino ogni sera, questo telefonino che squilla e ti dice dovete stare a casa e poi il braccialetto elettronico, ma era fastidioso, un orologio enorme, molto grosso che devi portare proprio al polso perché se ti allontani 200 metri dalla casa ti arriva la polizia. Quindi questa situazione è risulta molto distopica e Anna comincia a pensare al nostro futuro, perché vedendo anche che durante il lockdown si spezzano tutti i contatti con l'esterno, la bambina gioca a nascondino con l'iPad, come solo i bimbi possono fare, poi c'è la DAD, la scuola a distanza, il lavoro a distanza, e lei comincia a navigare in questo futuro che vedrà proprio completa la digitalizzazione, quindi come sarà? E lei si immagina il 2080 quando ci sono delle persone che hanno scelto di vivere sempre nelle proprie culle digitali, come in una specie di Matrix, sognando i propri sogni preferiti. E in questa situazione proprio di distopia più totale, di fantapolitica, lei immagina che tutti avranno, e non sono cose complottiste, sfatiamo questo mito, ma questo microchip che collega direttamente sempre al cloud è una cosa che dice anche Klaus Schwab, che è il fondatore di Davos. Lui ha scritto questo bel libro in cui dice che nel 2050 saremo tutti collegati direttamente al web e diventeremo insomma transumani. Perché? Perché il transumanesimo crede a questa specie di nuova religione che facciamo un inciso, perché la chiamo religione? Perché pensa che la coscienza, la nostra coscienza, quell'insieme di memorie legate al nostro apparato fisico, al nostro corpo, possa essere travasata sia in un altro corpo, che potrebbe essere anche il nostro, dopo essere risvegliato, dopo essere stato ibernato per 100 anni, sia in un computer. Ecco, quindi il prolungamento di questo transumanesimo, ci porta a un mondo che è più virtuale che reale. E, io parlo di Schwab, parlo di Gates, parlo di questi nomi perché, Anna ha un marito che, anche lui frequenta Davos e quindi un po' i discorsi sono quelli e un po' le tematiche in cui si trovano sempre anche a discutere sono quelle. Lei però è bionda, molto Barbie. A lei è consentito, insomma, un po' tutto, no? Però in realtà poi ha una grandissima intelligenza, è molto acuta, è molto Sì, ironica ha un anche. cervello d'acciaio, sì. Ha un cuore soffice, ma un cervello d'acciaio, perché si prende sempre in giro, si prende in giro nel 2020, in questo presente che poi è sempre in forma diaristica, quindi lei fa delle riflessioni che sono sempre magari tra una corsa in barca e un castello di sabbia, no? Perché è sempre mamma comunque, fa la mamma, però si prende in giro anche nel 2017, quando si vede all'indietro, alle prese sempre con queste domestiche un po' fantomatiche, al limite veramente anche quelle fantascientifiche. Questi paragrafi, cioè il vestiario, che sempre non sono cose da donna isterica, donna, come si può dire, padrona di casa, si prende in giro anche le sue amiche, vai alle 7 del mattino e trovi queste ragazze in tacco 12, tutte lì perfette, mentre lei, vabbè, lei ha camuffato il pigiama sotto la forma di una tuta e quindi lei è molto casual, però si trova sempre alle prese con queste reginette, no, di casa, reginette, queste mogli perfette. Queste casalinghe di lusso, no, diciamo, che passano il tempo a pensare se il marito le tradisca o la spa, cioè questo mondo molto, molto frivolo che è la Dubai anche contemporanea, dove tutto è Las Vegas, dove tutto è luccichio, dove lo shopping è una religione anche quella, ci sono queste cattedrali dello shopping perfette, no? Una volta c'era la
San Pietro, adesso c'è Dubai Mall, perché i marmi sono uguali, però cambia la religione che è quella del soldo. E quindi alla fine, da questa prospettiva, è tutta un po' una commedia brillante, no? La parte del 2017. Poi c'è il futuro, transumanesimo, digitalizzazione, quindi temi molto densi, pesanti anche, no? Però sono sempre affrontati in una maniera che è talmente scorrevole, comprensibile, che ti dà sempre le chiavi per entrare in un certo mondo. Ma chi è questo maestro? E ti chiedo anche, c'è un maestro per te? Cioè, ti sei ispirata anche in questo o l'alter ego di qualcuno che tu hai incontrato sul tuo percorso? Sì, il maestro è una figura esistente, è un protagonista del libro che forse è il principale, anche se le pagine a lui dedicate non sono troppe. Incontra questa ragazza, quest'altra protagonista del libro, e le dà un biglietto con su scritto "io sono la porta". La ragazza si sente pronta e lo va a trovare ed entra in una specie di famiglia, più che setta o comunità, ecco, comunità come famiglia, in cui vengono impartite delle lezioni e attraverso proprio l'austerità, la rinuncia, la povertà è una lezione, e per arrivare alla padronanza del proprio spirito, perché lì si arriva proprio a capire che noi siamo quasi delle macchine, e questo anche l'interlacciarsi con il transumanesimo, noi siamo delle macchine che rispondiamo a degli stimoli, noi siamo il prodotto di millenni, ma possiamo combattere la nostra meccanicità, e qui ci differenziamo dal transumanesimo, perché abbiamo lo spirito dentro. Noi siamo degli astronauti che nel nostro mondo abbiamo questo corpo come una tuta spaziale, noi siamo altro, ecco, siamo come degli extraterrestri, siamo, ecco, questo spirito che ci sta dentro, al di là quindi del corpo e di tutto quello che è legato alla macchina corporea, ai pensieri, le emozioni. I pensieri sono anche quelli materiali, sono materia, sono corpo, e quindi ci sono proprio degli esercizi per arrivare a contemplare e osservare la rabbia, tutto quello che la depressione, tutto quello che i pensieri che ti capitano e che noi molto spesso non sappiamo nemmeno di pensare, ma quando arrivi a capire che il pensiero è un prodotto fisico, lo guardi e sai che non sei tu, tu non sei il tuo pensiero. E questo è molto bello, perché quando diventi l'osservatore di quello che ti capita, ma caspita se cominci a divertirti. È proprio che quando cominci a essere l'osservatore, tutto quello che ti capita assume questo distacco che veramente ti aiuta a essere felice. In questo senso anche il maestro ci aiuta a liberarci dalla tirannia, non solo dei nostri pensieri, ma anche dai tiranni che stanno fuori. Perché nel momento in cui noi diventiamo padroni dei nostri pensieri, non più assoggettati, non più schiavi delle nostre emozioni, noi controlliamo anche gli altri, perché non permettiamo più a una persona esterna di influire a tal punto sul nostro umore da perdere l'orientamento. Cioè, non permettiamo che quella persona che mi offende non diventa più capace di offendermi, perché io non mi faccio più toccare, non è più un pensiero che mi riguarda, è far suo. Capisci? Quindi tutto il vincere i nostri nemici parte da dentro, non da fuori. Perché leggere il maestro? Perché, e se uno non lo ha fatto riscoprire la trilogia che inizia con l'Occidente, per quale motivo? Io direi di leggere prima il maestro, è proprio perché il maestro è quello che veramente io consiglio a tutti, perché a me ha aiutato tantissimo, cioè proprio mi ha aiutato a uscire dalle mie trippe mentali, e perché non essere più la testa, non essere più il pensiero ossessivo che ti viene in mente ogni tanto. Quindi questa cosa, il maestro proprio è un vademecum verso la libertà interiore e anche verso il successo interiore ed esteriore, perché poi il successo interiore va di pari passo con l'esteriore. Sei talmente contenta che comunque nulla ti pesa più, lavori il triplo, ami il triplo, vivi il triplo, fai tutto tre volte, anche all'infinito, perché poi c'è una moltiplicazione. Quindi il successo vero è quello che ti apre talmente tanto che poi hai questa energia meravigliosa, no? E quindi io veramente vorrei anche le nuove generazioni, leggete questo maestro, perché siete voi che avete bisogno proprio adesso, non svegliatevi tardi come me, cioè nel senso che, no, ma perché il maestro, io comunque
Eleanna lo incontra a 23 anni, poi se lo scorda, fino a quando, insomma, è centenaria. Però, no, vabbè, esagero. Però dico, è importante che un ragazzo possa ascoltare anche dei consigli, perché altrimenti la vita pampete, se le sbatte in faccia le lezioni, anche con dolore. Quindi io vorrei evitare a tutti i ragazzi la sofferenza. Non è possibile, bisogna sbatterci il naso, se magari c'è un maestro che ti dice delle cose, forse uno ce le sbatte un po' di meno, tutto quanto.